Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui per fare un video di prova con il Corby Pro Wi-Fi, noto come B5310. Il telefonino in questione fa i video in 320x240, il massimo della qualità raggiungibile. In questo momento sto facendo una panoramica all'interno di un parcheggio, giusto così per dimostrare la bontà dei video che realizza questo telefono. Come vedete, nel momento in cui si fa un pan rapido, la definizione dell'immagine è sufficiente. Ricordiamo che comunque insomma, il telefono è nato per essere un telefono cosiddetto messenger, dedicato quindi specificatamente ai messaggi, mail, eccetera. Il lato multimediale quindi è stato forse un pochino trascurato o comunque non tenuto in ampia considerazione. Bisogna essere onesti da questo punto di vista. Per quanto costa il telefono, i video sono, diciamo, sufficienti. Sul display si vedono ancora discretamente bene, sicuramente poi quando verranno appati sul tubo, vuoi un po' per la compressione del tubo, vuoi anche un po' per la compressione dell'immagine stessa all'interno di un contesto ricco di pixel, come potrebbe essere quello dei computer moderni, sicuramente la bontà di visione non sarà paragonabile a quella che si può apprezzare sul piccolo display. Quando c'è un forte contrasto luminoso, vedete che il cambiamento è notevole, non riesce a mantenere una distinzione cromatica degli edifici, poiché si focalizza eccessivamente sulla luce che sta posteriormente rispetto al soggetto che stiamo riprendendo. È un difetto che può essere più o meno fastidioso, in quanto se dietro a un soggetto che stiamo video riprendendo si presenta una fonte luminosa di disturbo, quindi l'immagine non viene certamente esaltata. Peccato. Comunque, ripeto, i video sono appena sufficienti, bisogna essere sinceri. Oltre a questa qualità non è possibile impostare, come vedete sto tentando anche di forse mandare leggermente in crisi il sensore con un continuo pan, ma sì, oltre a questa definizione non si può andare, quindi questo che vedete è il massimo della qualità che il telefono vi può concedere. La videoprova è finita, tanto prolungarla oltre credo potrebbe essere oltremodo inutile. Un saluto da Giuseppe Ragozzino per formobiles.info.